Per gli appassionati delle hatchback sportive, la Ford Fiesta ST è stata sempre un po' la regina, diciamo il modello da raggiungere, ma adesso il nuovo modello, la nuova Ford Fiesta ST, come intende confermare la sua leadership? Beh, ce ne parla Marco Alù, direttore delle comunicazioni di Ford Italia. Allora, Fiesta ST è, intanto è importante dire che è un membro di una famiglia Fiesta. La nuova Fiesta che stiamo presentando qui a Ginevra è un prodotto che, rispetto a quello che sta uscendo in produzione, non è composto da una vettura che poi ha diverse declinazioni d'allestimento. Qui parliamo di una famiglia di vetture. E nell'ambito della parte sportiva della famiglia c'è l'ST-Line, che è quella che vuole un vestito sportivo ma non necessariamente un cuore sportivo, e poi c'è l'ST. La Fiesta ST è in Europa la vettura performante più venduta, largamente più venduta, e quindi ha una grande responsabilità, che è quella di mantenere, come spesso si è, quando uno è campione del mondo, è difficile poi mantenersi in posizione. Qual è la grande novità? Beh, intanto chiaramente dalla nuova Fiesta la ST si porta con sé tutto il nuovo concetto di interni, che è radicalmente cambiato rispetto alla precedente, che la rende anche più alta come percezione, più semplice ma più alta come percezione. L'estetica, ma il cuore è l'aspetto più importante. Veniamo da un 1.6 4 cilindri a 200 cavalli e invece sorprendiamo il mercato con un 1.5 EcoBoost 3 cilindri. Nessuna sportiva hatchback di queste dimensioni ha un motore 3 cilindri. Quindi un'altra novità assoluta, un'altra prima assoluta, che in qualche maniera conferma la vocazione di Ford, il DNA sportivo di Ford, anche la voglia di migliorare e di crescere in continuazione. Perché questo? Perché se da una parte c'è chi amerebbe dire o ama dire che le vetture performanti non hanno un futuro, oggi i dati ci dicono che nel mercato c'è ancora tanta passione, tanta voglia di performance. Ma la performance non è destinata a sparire perché compariranno le vetture a guida autonoma piuttosto che le vetture elettriche. È destinata a sparire se non segue il corso della storia, se non si migliora, se non diventa più efficiente, mantenendo il piacere di guida e le performance. Ecco, Ford Fiesta ST nuova mantiene tutti i driving dynamics che hanno fatto della Fiesta ST attuale un successo assoluto, mantiene le performance, ma in compenso migliora di tanto l'efficienza. Il motore a tre cilindri, tra l'altro con la disattivabilità di un cilindro in funzione di quelle che sono le esigenze, in funzione dell'andatura che si sta tenendo, ha consentito di migliorare in maniera drammatica l'efficienza, soprattutto in termini di emissioni. Basta pensare che l'attuale Fiesta ST ha un'emissione di 140 grammi per chilometro. Questa Fiesta ST, a parità di performance, a parità di soddisfazione di guida, emetterà 114 grammi per chilometro, quindi un grandissimo miglioramento, che è proprio quello che ci si aspetta da una performance car evoluta, in evoluzione, che segue il corso della storia.